benvenuti a Prato Sport, come al solito sul canale 196 del Firenze Viola Super Sport. E chiaramente andremo a sviscerare un po' quello che è successo nella provincia di Prato per quanto riguarda lo sport e non solo. Insieme a me, come al solito, Roberto Nardi. Ciao Roberto. Ciao, un saluto a tutti. E partiamo come ogni volta e soprattutto anche perché c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo allenatore Luigi Pagliuca e del Prato insieme al preparatore atletico Francesco Chiatto. Insomma, si definisce un pochettino anche l'organigramma, diciamo così, della società biancazzurra con una scelta, diciamo, made in Prato è vero e proprio, perché Gigi Pagliuca non solo è stato giocatore del Prato, ha giocato nelle giovanili del Prato ed è stato allenatore proprio della bombonera, diciamo così, pratese, che adesso si vuole rivitalizzare. E oltre a essere stato giocatore scusate, allenatore del Viareggio e del Ponsacco, e giocatore anche che ha toccato anche la Serie A con l'Ancona, insomma, lo dobbiamo dire. Sì, si è optato per la scelta dopo aver magari contattato anche altri allenatori, poi alla fine si è deciso appunto proprio calcando l'aspetto della pratesità, perché lo staff, come dicevi, sarà composto oltre che da Pagliuca e dal preparatore atletico Chiatto, anche dal preparatore dei portieri Misefori, Alessandro Misefori, altro elemento qui di Prato e dintorni, mentre il collaboratore di Luigi Pagliuca, come secondo, sarà Pratesi, un altro allenatore qui della zona. Quindi, come hanno anche ribadito Commini e il direttore generale Reggiani, si è voluto appunto dare questo Sì, ha parlato aspetto. anche di brand Prato, ha parlato, insomma, Reggiani ha messo proprio in evidenza questo aspetto, che il brand Prato è molto importante. Tra l'altro, proprio ieri è arrivata anche la notizia che sei società, poi sicuramente Esattamente, non fra l'altro verranno, non insomma, verranno non iscritte, iscritte, fra l'altro il quindi Chievo di Serie B e addirittura 5 di di Serie C. società Quindi di molto Serie probabilmente la Pistoiese e la Lucchese verranno ripescate. C. Sì, Mo, o insomma, perlomeno sono sono in in corsa per il corsa. ripescaggio, anche se poi a Anche la Pistoia Pistoia, ci sono dei problemi ci sono dei societari veri e propri. problemi. Oggi, tra l'altro, dovrebbe parlare anche Ferrari, il Sì, che presidente. Sì, si era detto dichiarato disponibile a lasciare, insomma, però passerà molto 2 mesi, complicato. ma Sì. nessuno si è fatto vivo. Quindi, insomma, questo è un dato di fatto. Intanto, insomma, il Prato dovrebbe andare in ritiro a Fiumalbo dal 2 d'agosto. Sono arrivati già qualche nome di Sì. giocatori non Infatti, come ufficiali, però, insomma, ecco, esatto, aveva, sì. diciamo, promesso, fra virgolette, il direttore generale Reggiani, entro la fine di questa settimana si doveva completare perlomeno il parco dei giocatori under, vale a dire quelli del 2000, 2001, 2002 e 2003, perché quest'anno saranno queste le quattro Le quote, annate, via le cosiddette, sì. cosiddette quote. E poi dopo, nella settimana successiva, si sarebbe completata la rosa. Ha parlato di una squadra di giocatori, diciamo, chiamiamola under 25, massimo del 96, con qualche giocatore più esperto, magari un attaccante, magari di peso davanti, però si va su praticamente molti Come giovani. una seconda squadra, come per esempio la Juventus o altre formazioni che fanno l'Under 23 Sì, sì, cosiddetta, sì, sì, sì. e che giocano con insomma, i ragazzi più giovani. Insomma, ecco, potrebbe essere un'idea, anche perché da quello che abbiamo capito ha diversi contatti con società Sì, ha importanti, e ribadito. potrebbe essere Sì. anche, come è successo un po' nel passato, Toccafondi ci provò con l'Inter, con Sì, l'Internazionale, prima con il se, Milan, con il insomma, ha avuto Milan, tanti rapporti nella lunga esperienza a Prato con Esatto, varie società di il Serie A. giocatore, abbiamo qualche nome di insomma, che Allora, abbiamo, stanno cominciando, sì, siamo in così, pieno insomma, pieno calciomercato, calciomercato, sì. stanno cominciando a circolare i primi nomi, ancora non ufficiali, ma quasi. Si parla dei due difensori, di Santiago Ferretti, che è fra l'altro un giocatore italo-argentino, classe 95, che lo scorso anno è stato avversario del Prato perché giocava nel Mezzolara, la squadra emiliana, dove ha totalizzato 31 presenze e 3 gol. L'altro invece è una quota, Un un giovane, sì, 2000, esatto, sì. Simone Guida, anche lui 30 presenze nel Casale. E in questo fine settimana
dovrebbero arrivare ulteriori giocatori. C'è dopo Bigica, c'è il figlio si parla di Bigica, figlio dell'ex giocatore della Fiorentina. Mentre per quanto riguarda i giocatori che erano in rosa al Prato, si era parlato, anzi addirittura l'aveva confermato lo stesso direttore generale Reggiani, che rimaneva Sanat, classe 2002, invece il giocatore, non sappiamo, insomma, la scelta, è arrivata, rimane, torna a Lentigione, era la sua squadra da dove era arrivato. Sì, perché di proprietà della Reggiana. Sì. Mentre Spinosa sembra che prenda altre strade, Calamai ha rescisso il contratto perché aveva il contratto per due stagioni, quindi anche per la prossima, e si è accasato in Serie C con il Legnago, e mentre rimane Giampà, anche lui ha un contratto, aveva il contratto di due anni, e quindi lui rimarrà il difensore Giampà. E poi ci sono i vari giovani, da Cecchi a Carli a Noferi a Del Greco, che comporranno, diciamo, il gruppo delle quote. Per il momento sono un po' queste le notizie di calciomercato. Allora andiamo a sentire il mister, nuovo mister Gigi Pagliuca, e mandiamo l'intervista. Luigi Pagliuca, Pratese Doc, il nuovo allenatore del Prato. Si chiude, diciamo così, un cerchio, prima da giocatore e poi da allenatore delle giovanili, ed ora finalmente arrivi a sederti sulla panchina della prima squadra. Sì, è una grande emozione, sono sicuramente molto contento. Quando mi ha telefonato Ivano, sicuramente non ci ho pensato un attimo, sono venuto a parlare sia Ivano che il Presidente, sono persone molto ambiziose e sanno quello che stanno facendo, sono contento di far parte di questo progetto. Ecco, Prato naturalmente dovrà cercare, l'obiettivo è quello di ritornare tra i professionisti. Sì, sicuramente vogliamo fare molto bene, è un campionato molto difficile, ok, però sicuramente daremo tutto per fare il meglio. Io sono convinto, insomma, che faremo sicuramente un gran lavoro. Ecco, che Prato dobbiamo aspettarci? Qual è anche un po' il modulo che prediligi? Allora, i miei moduli sono sicuramente 4-3-1-2 e 4-3-3, sono questi che prediligo. Un Prato che va a imporre il suo gioco ovunque, okay? Sia in casa che fuori, senza rispetto dell'avversario ma senza paura, e quindi è quello che voglio e che cerco nelle mie squadre. Ecco, insieme a te lavorerà Francesco Chiatto e tutto uno staff, sì, tutto pratese, si sì, può sì, dire. Sì, allora diciamo che Francesco abbiamo già lavorato 3 anni insieme, è una persona molto competente. Il mio staff sono veramente felice, ecco, perché sono persone bravissime, ok, e molto competenti, e quindi questo è un binomio perfetto. Alessandro Misefori, allenatore dei portieri, e Stefano Pratesi è allenatore del secondo. E quali sono un po' le richieste che hai fatto alla società? Tra 15 giorni si parte per il ritiro, cioè da definire la rosa. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che sicuramente giocatori ambiziosi, giocatori che vogliono continuare il percorso per provare a fare i giocatori e crescere insieme. Quindi è questo che ci troviamo assolutamente d'accordo in questa teoria, secondo me ci vuole la fame, e quindi è quello che noi andiamo a cercare, oltre chiaramente alla qualità dei giocatori. E in Serie D naturalmente c'è anche il discorso quote, dove pensi di poterle utilizzare? Allora, sicuramente sugli esterni, difensivi, ok, poi la mezzala e il trequartista. Sono quelle, diciamo, le indicazioni che poi è chiaro, dobbiamo capire i vari profili, dobbiamo vagliarne abbastanza, però abbiamo le idee chiare. C'è grande entusiasmo, c'è stato il cambio di proprietà e quindi è ritornato un po' l'entusiasmo, quindi una responsabilità in più anche per te. Sì, 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 però è una responsabilità che prendo volentieri. C'è grande entusiasmo, io ho ricevuto tantissimi messaggi da amici e da conoscenti che mi hanno detto che torneranno allo stadio, e questo deve essere un valore aggiunto per Prato, okay, perché è mancato da tanto tempo, e quindi noi sicuramente i nostri tifosi ci spingeranno per fare sempre meglio. Bene. So, un Pagliuca molto carico, ha voglia, sì, sì. Insomma, l'abbiamo visto, soprattutto giocherà con molto probabilmente con un 4-3-3 o con un 4-3-1-2, esatto, sì, o 4-3-2-1, a seconda, sì, un po', sì, delle, seconda, delle caratteristiche anche dell'avversario. Però insomma sarà un Prato, diciamo,
attrazione anteriore, via tra virgolette, anteriore, sì, con un bel pressing spumeggiante, il presidente Combini, esatto, sì, esatto. Sì, e Pagliuca di solito ha sempre fatto giocare le sue squadre piuttosto in maniera offensiva. Tra l'altro abbiamo sentito anche il direttore generale Ivano Reggiani, andiamo a sentirlo. Con il direttore del Prato, direttore generale del Prato Ivano Reggiani, e alla presentazione del nuovo allenatore Luigi Pagliuca. Ecco, com'è maturata questa scelta? La scelta è maturata per una stima che avevo nei confronti di questo profilo oramai da diversi anni. Io l'ho imparato a conoscere ancora quando allenava il settore giovanile del Prato e mi è sempre piaciuto il suo metodo, un metodo direi straordinario di allenare e di fare gruppo. Dopodiché le valutazioni sono state anche a più ampio raggio, ovviamente ho valutato tutta la parte tecnica che riusciva ad esprimere e vi assicuro che è un allenatore come pochi possono essere in grado di fare questo ruolo a livello regionale, a livello del nostro girone, ma anche a livello nazionale. Io ritengo che sia un profilo straordinario da questo punto di vista. Un altro elemento che mi ha portato in questa direzione è stata la sua pratesità, la sua grandissima voglia e forza per credere in questo progetto e portarlo avanti con tutto se stesso e ritengo che sia una persona in grado di non deludere le aspettative. Quindi sì, purtroppo gli allenatori come i grandi giocatori sono sempre delle scommesse, ma questo penso che sia una scommessa effettiva. Quindi gli auguro un grande in bocca al lupo a Gigi, perché ritengo che se lo meriti e speriamo che possa portare i colori del Prato Calcio veramente tanto in alto. A che punto siamo con la costruzione della squadra? Direi che con la categoria degli under siamo a un ottimo punto, dovrei aver chiuso quasi tutte le caselle, mi devo confrontare con gli ultimi nomi sia con i club di appartenenza che con il mister per capire se sono di suo gradimento, possono rientrare nel suo sistema di gioco, quindi penso che tra stasera e domani la casella under sia chiusa, dopodiché immediatamente dopo riusciremo anche a chiudere quella degli over per poter partire con la prima stesura di una rosa competitiva intorno al 23-24 di luglio. Quindi le cose stanno andando molto bene, al di là di ogni aspettativa. Ecco, sull'aspetto delle infrastrutture e degli impianti invece forse c'è qualche problemino? Lo sapevamo fin dall'inizio, non è nostro stile, né mio né quello di Stefano, lamentarsi, perché tanto con le lamentele si arriva da poche parti. Noi cercheremo di essere più costruttivi possibile, questa è una questione che la conoscevamo prima ancora di entrare in possesso del club. Sì, ci sono delle difficoltà, ma stiamo cercando di trovare accordi con squadre amiche, vicine, limitrofe come territorialità, pur contando anche in tempi veramente utili e rapidi sulla riapertura del sussidiario, perlomeno del Lungo Bisenzio. Con, perché no, il sogno di poter giocare dalla seconda partita di campionato in avanti sul centrale del Lungo Bisenzio. Quindi tutto sommato sì, le difficoltà ci sono, ma ripeto, non vogliamo lamentarci e preoccuparci di questo, pensiamo a lavorare e vedrete che la soluzione la troveremo, un campo ce lo darà qualcuno per giocare. Ivano Reggiani sempre composto, sì, molto sì, tranquillo, sì, ma insomma tranquillo, sì, vediamo sì. Un po' se questa tranquillità anche porterà anche l'aspetto, a... nell'ultima parte dell'intervista che gli ho chiesto il discorso dei campi. Sì, esatto, sì. Quello è molto... Lungo Bisenzio sì. Probabilmente fino a ottobre non sarà pronto, quindi il Prato è alla ricerca di un campo alternativo, si parla dello Zatopek
di Campi Bisenzio per giocare magari un paio di partite. Sì, alla vecchio La Villa. E alla Villa invece per gli allenamenti. Esatto, sì. Perché Prato ora andrà in ritiro dal 2 al 14, e ma poi subito dopo Ferragosto ci vorrà su... Anche se loro sperano di poter utilizzare il sussidiario, però c'è il problema ancora degli spogliatoi. Sì, quindi sì, è tutta una cosa in divenire. Sì, anche, esatto, per anche perché Calenzano, anche lì ci sono dei problemi societari. Insomma, a Montemullo sono iniziati i lavori per sostituire il vecchio sintetico. Però anche lì la società Montemullo, il Jolly Montemullo, c'è purtroppo un grosso debito che deve rimettere a posto. Insomma, è una situazione facile. Poi si porta anche lo stesso Commini e Reggiani, ha detto la situazione degli impianti, noi lo sapevamo, lo conoscevamo bene, insomma, non è delle più rose. Allora, proprio a conclusione anche del discorso del Prato, perché ci fa piacere e siamo legati molto alla figura di Stefano Turchi, lo sapete, colpito da SLA diversi anni fa ormai, e verrà fatta, tra l'altro promotore come al solito, i due ex giocatori del Prato, Marco Rossi e Marchini, e verrà fatta questa iniziativa, mi sembra giovedì 29 luglio, giovedì giusto? 29 luglio dalle 19 in poi a Rio Tennis, calcio Rio Tennis a Serravalle, Pistoiese. Turchi ha giocato anche a Pistoia, tra l'altro lui è pistoiese, quindi di origine. È giusto trovare anche questa sinergia anche tra altre discipline, in questo caso col tennis e con il calcio, anche per dare un contributo vero e proprio. Sì, infatti ci sarà questo, chiamiamolo una cena, dove si potrà... Il ricavato poi andrà appunto all'associazione Amici di Stefano per la lotta alla SLA. Quindi insomma, noi ci saremo, noi ci andremo, noi... Tutti gli anni, sì. Si cercherà di essere presenti anche per raccontare un po' gli aneddoti, i ricordi anche sia di Stefano ma anche di Marchini, di Marco Rossi, visto che il Prato è un po' cambiato ormai dal primo di luglio con l'uscita della famiglia Toccafondi. Adesso si guarda avanti e vediamo un po' cosa potrà darci in futuro. Quindi insomma, una bella iniziativa, speriamo che tutti i tifosi ma anche gli amici poi alla fine sostanzialmente coloro che c'è sempre stata una buona presenza anche di ex giocatori di squadra, ma anche Calinistri, tutti coloro che anche erano legati a lui. Giocato in varie o compagni di squadra o dirigenti. Sì, anche lo stesso Gigi Pagliuca, insomma, molte volte era presente. Sì, esatto. Sì. Allora, dal calcio a 11 vero e proprio passiamo alla Touche, perché la Touche pallamano femminile è diventata campione d'Italia con l'Under 15. Ne avevamo parlato nelle precedenti settimane, che era riuscito con tutte le categorie, quindi anche con la 2, ad arrivare alla pool finale, quindi alla pool scudetto. Sì, esatto. E alla fine... E con l'Under 15 ha conquistato lo scudetto, Si sono svolte lo scorso fine settimana in Romagna tra Misano Adriatico, Riccione e Rimini queste finali nazionali, e alla fine, dopo addirittura avevano perso la prima partita del girone eliminatorio, poi le hanno vinte le altre due, si sono qualificate per seconde. Hanno battuto il Conversano, squadra storica nella pallamano nazionale, e in finale poi non hanno ritrovato la squadra che le aveva battute, perché anche loro, arrivate prime, sono state battute dal Camerano, secondo nell'altro girone. C'è stata questa finale Touche Prato Camerano, e le ragazze allenate da Cinzia Giaquinta hanno vinto nettamente. 32. E quindi campionessa d'Italia, sempre un traguardo. Un traguardo importante. Tra l'altro tu hai fatto una bella intervista con tutta la squadra, insomma un bel gruppo di rappresentanza. Andiamo a sentire le ragazze cosa ci dicono, cosa raccontano di questa vittoria. Mandiamo l'intervista. Il gruppo delle ragazze della Touche Prato che si sono laureate campioni d'Italia della categoria Under 15. E qui ne abbiamo una rappresentanza, ve le presentiamo, presentatevelo. Abbiamo la portiere Matilda Logica, Giulia Martinetti, Giulia Benedetti,
Tatiana Semenia. Viola Mereghe. Cinzia Della Quinta. Ecco, partiamo appunto da Cinzia, l'allenatrice. È insomma il frutto di un lavoro di anni che vi ha portato a raggiungere questo importante traguardo. Sì, con questo gruppo abbiamo cominciato a lavorare 4 anni fa e l'obiettivo era ambizioso, ce lo siamo posto sin dall'inizio, perché comunque il gruppo base già 4 anni fa aveva vinto, era arrivato seconda campionato nazionale Under 12, quindi i presupposti c'erano. E quest'anno si conclude proprio il circolo di questo gruppo, passano di categoria e l'obiettivo era arrivare all'ultimo anno con un buon risultato. Ora, riuscire a pensare di vincere lo scudetto era molto molto ambizioso, però è andata bene. Ecco, sentiamo anche alcune delle ragazze. Allora, per esempio Rebecca Micotti è stata premiata come migliore ala sinistra del torneo. Ecco, raccontaci un po' le tue impressioni. Insomma, vincere un tricolore è sempre un'emozione particolare. Vabbè, di sicuro non ci aspettavamo di arrivare prime, però almeno tra le prime 5. E vabbè, l'emozione è stata tantissima, non pensavamo proprio per niente di poter arrivare prima e vincere il tricolore. Giulia Martinelli è stata invece premiata come miglior centrale, ecco, raccontaci un po' anche le tue emozioni. Beh, abbiamo lavorato tanto sotto vari punti di vista e poi è arrivata la ricompensa, come si può dire, ecco. Portiere, giovanissima, età? 13 anni. Quasi 14. Ecco, quindi è stata per te la prima esperienza a livello, sì, diciamo così, importante. Infatti non mi sarei mai aspettata che alle prime finali in cui andavo io si vincesse lo scudetto. Non me lo sarei mai aspettato. Ecco, se vuol parlare anche qualcun'altra, un po' le emozioni di questa finale, ecco, per esempio sul podio, le emozioni sono state l'inno d'Italia al tricolore, davvero tante. Io mi sono divertita particolarmente sia in campo ma anche fuori, perché come squadra mi ci trovo davvero bene e sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto, anche perché ci abbiamo lavorato molto. Ecco, torniamo a Cinzia. Quest'anno è stato un anno ricco di soddisfazioni per la Tush, a cominciare dalla prima squadra in A2 che è arrivata alle finali nazionali e ha sfiorato, possiamo dire, l'impresa. Proprio la promozione in A1, che sarebbe stata veramente un'impresa. Sì. E poi le finali nazionali, sia con l'Under 20 che con l'Under 17. Anche qui, ripeto, è frutto di un lavoro di anni. Sì, noi sul settore giovanile ci stiamo investendo tantissimo e oggettivamente i risultati si vedono grazie alle ragazze, grazie comunque alla collaborazione di tutti i mister, perché il gruppo allenatori sta lavorando bene, sta lavorando insieme e il loro risultato, ma anche il risultato della senior e delle altre giovanili, nasce proprio da questo, da una collaborazione che riesce a dare i suoi risultati. Con la prima squadra non ci saremmo mai aspettati, l'obiettivo era riuscire a superare il girone e mai avremmo pensato di riuscire ad arrivare a sfiorare quel miracolo, e quindi le ragazze sono state veramente bravissime. Idem con le altre categorie, perché comunque presentarsi alle finali di tutte le categorie che hanno partecipato ai campionati quest'anno non era così scontato e non è così semplice. Quindi il futuro per voi è roseo, sicuramente. Si spera di sì. Ora con le piccoline si riparte con un ciclo completamente nuovo, c'è un gruppo completamente nuovo di Under 15 che tra l'altro ha partecipato alle finali nazionali con le compagne, anche se erano molto piccole, e sono riuscite anche a fare l'esordio e a entrare in qualche partita qualche minuto. Quindi già sapere che alle spalle abbiamo un gruppo nuovo di zecca che parte con un progetto nuovo è già un ottimo risultato. Ecco.
Soddisfazione di Roberto, insomma, dai. La società e chiaramente le ragazze, e poi da lì nasce anche un modo per ripartire. Le ragazze hanno finito, diciamo, il ciclo, e quindi il prossimo anno scaleranno di categoria, ma ricordiamoci che anche in Serie A giocano ragazze di 17, sì, abbiamo visto, quindi, insomma, la formula e il modo della Tusce è quella di far giocare le ragazze giovani e le far crescere in casa direttamente con il settore giovanile. Tra l'altro, la pallamano maschile, invece, tornando alla pallamano, dove in A2, oltre alla Tusce femminile, dove gioca il campionato della A2 femminile, in A2 maschile Prato avrà due squadre, perché avrà l'Ambra Poggio Caiano, che si è salvata senza problemi, è ormai storica e così via, e il ritorno in A2 della pallamano Prato, che tra l'altro ha fatto percorso netto in Serie B, perché ha tutte vittorie, e si è qualificata e quindi è stata promossa in A2 con Luca Moro come allenatore. È uscito il calendario, giusto? I gironi. In Serie A2 ci saranno 40 squadre divise in 3 gironi, e l'Ambra e la pallamano Prato sono inserite nel girone dell'Italia centrale, il girone B, con 14 squadre. Della Toscana, oltre a Prato e Ambra, ci sarà solo il Follonica, e poi ci saranno squadre dell'Emilia, delle Marche, dell'Abruzzo e i Sardi del Sassari. Quindi un bel girone. Il campionato inizierà l'11 settembre, quindi facciamo il bocca al lupo a tutte e due le squadre. Noi lo seguiremo via via tutte le settimane, tra l'altro anche grazie anche a Firenze Velo Supersport e al direttore Stefano Ballerini, che sarà attivo, e tra l'altro c'è anche, ricordiamo, la Tavernelle Pallamano, in A2, e quindi, insomma, anche questo è sicuramente anche un modo per seguire a 360 gradi la pallamano, che ha dato tanti trionfi e trofei alla città laniera e non solo. Questo è importante. Passando poi, invece, sempre nell'ambito dell'indoor, anche l'Hockey Prato 54, che ha concluso il campionato con la salvezza senza problemi dalla 2, e tra l'altro anche un ottimo campionato in Serie B, è uscito invece in questo caso il calendario. Sono già usciti i gironi e il calendario. Proprio ieri, mercoledì, sono usciti i calendari. L'Hockey Prato conferma la squadra in Serie A2 e la seconda formazione in Serie B. Al momento sono usciti il calendario della Serie A2. L'Hockey Prato giocherà sempre nel girone centro-sud. Questo è per ottimizzare scelta della federazione, per ottimizzare i costi e le trasferte. Sarà un girone di 9 squadre, perché c'è stata una rinuncia nel girone. Erano 20 le squadre, la federazione voleva fare due gironi di 10, però una, diciamo, dall'Emilia in su doveva andare a giocare nel girone sud. Allora, per non creare problemi, il girone nord sarà di 11 squadre, il girone sud, centro-sud, sarà di 9 squadre, che comprenderà Rotellistica Camaiore, Centro Giovani Calciatori Viareggio, Forte De Marmi, Castiglione, Grosseto, neopromossa in Serie A2, Sarzana, e poi le due del sud, Giovinazzo Pugliese e il Roller Matera, oltre naturalmente all'Hockey Prato. L'inizio del campionato è fissato per il 30 ottobre. L'Hockey Prato andrà a giocare in Puglia, giusto? In Puglia, la prima partita, l'esordio sarà proprio a Giovinazzo, la trasferta più lunga, subito proprio alla prima giornata. Confermato Bernardini come allenatore della prima squadra, con Barbani che invece si occuperà della Serie B. L'organico è confermato quasi tutto, tutti i ragazzi anche qui. Ci saranno i ragazzi, naturalmente, che hanno giocato in Serie B, che molti andranno. Qualcuno andrà in A2, ci sarà un po'. E poi, da quello che ci ha detto anche il presidente Giardi, insomma, un po' punteranno anche sul settore giovanile per cercare di rimpinguare. Che era stato un po' negli ultimi. Tralasciato, diciamo, anche per il problema del Covid e quant'altro. Sì. Allora, sempre rimanendo nell'ambito dell'indoor, c'è una buona notizia, ma soprattutto legata alla pallavolo, giusto? Sì, perché la scorsa settimana avevamo detto del maschile. Il Volley Prato promosso in Serie B2, mentre in campo femminile l'Ariete si era fermata ai quarti, era entrata solo nel... Però la
notizia era un po' nell'aria già da settimane, ma è diventata ora ufficiale, l'Ariete giocherà il prossimo anno in Serie B2. Perché allora sul campo non era riuscita a ottenere ha acquisito il titolo sportivo dalla squadra di Udine, che ha rinunciato a partecipare, quindi nella pallavolo si può fare. E quindi la società pratese, grazie anche alla sinergia con il Viva Volley, ha deciso di fare questo salto di categoria che riporta il volley femminile pratese in una categoria nazionale dopo quasi 20 quindi, anni. Sia al maschile che al femminile, ambe due saranno in Serie B2, quindi un campionato nazionale. Insomma, vedremo. Cioè, insomma, complimenti, una scelta importante anche per la pallavolo femminile, che conta tantissime bambine e ragazze che giocano all'interno, insomma, delle varie società pallavolistiche, diciamo, giovanili. E mentre riparte, sarà la prossima settimana al Playground Yogi Santoni, quello che è il classico torneo di Rione, la sesta edizione mi sembra. Sì, perché lo scorso anno si è svolta. COVID. E quindi insomma il torneo di Rione, insomma, che da spettacolo, ma oltre a questo ci saranno degli eventi complementari. Sì, esattamente, sì. E noi proprio è stato presentato proprio pochi giorni fa, abbiamo sentito Marco Scarselli, che è il presidente dello Street Basket. Che ci spiega un po' tutto il programma. Che appunto comincia lunedì prossimo. Andiamo a sentire Marco Scarselli. Allora, siamo con Marco Scarselli, organizzatore del torneo dei Rioni, che torna quest'anno nel 2021 dopo la sosta forzata dello scorso anno legata al Covid. Quindi un segnale di ripartenza. Assolutamente, un segnale di partenza. Noi abbiamo scommesso nel mese di maggio che, sperando che le cose andassero nella giusta direzione, e siamo riusciti a organizzare un'edizione che magari non sarà al top, perché ovviamente abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzare, ma comunque secondo me sarà bella e sarà coinvolgente come sempre. Il programma prevede la realizzazione di un torneo della federazione di 3 contro 3 nelle giornate del 18, domenica e 19. E mentre per il calendario ufficiale dei Rioni c'è la giornata del martedì, che è dedicata allo sport femminile. Ci sarà un triangolare di basket a cui seguirà una parte dedicata alle rappresentanti dello sport femminile della città. Ci saranno rappresentanti di varie discipline e penso sia una bella festa per le ragazze. Le semifinali e finali del torneo di Rioni si svolgeranno il giorno 21 e 22, mentre per il giorno 23 sarà prevista una partita fra la nazionale di basket over 55 e una rappresentativa over 55 dei giocatori pratesi. Questo è il Mario. Insomma, una bella iniziativa. Tra l'altro ci sarà anche il discorso al femminile. Al femminile, tra l'altro, martedì. Una serata tutta al femminile, e non solo di pallacanestro, ma anche degli altri sport pratesi. Tra l'altro ci saranno anche le ragazze della Tusci, anche di altri sport. E sarà una serata, diciamo, dello sport in rosa. Bene, questo fa piacere. E soprattutto, e poi ci sarà anche una manifestazione oltre le semifinali e le finali del torneo dei Rioni, anche legata all'Italia Over 55, che sfiderà proprio i migliori giocatori dello street basket di Prato. Poi ci sarà anche quello riservato alle giovanili, il torneo dei Rioni giovanile, con i più piccoli, il mini basket e gli allievi giovanissimi. Tutte le sere dalle 18:30 in poi. Appuntamento al Playground e Serraglio. Sicuramente un dato di fatto molto molto importante, e che testimonia ancora una volta che il mondo del basket, ma tra l'altro ricordiamo al Playground ogni sera sostanzialmente c'è questo SOS Serraglio, che sarebbe Sport on Serraglio, e ci sono delle iniziative dalla danza al
a qualsiasi cosa, insomma, ho visto, va avanti per pugilato l'estate e quant'altro, fino ai primi di settembre, dove ci sarà questa bella manifestazione l'11 di settembre, legata alla camminata e all'iniziativa della LILT, per insomma un'iniziativa benefica, di camminata vera e propria dello sport per Prato. E volevo ricordare anche che la prossima settimana, se non ero il 23, per la box, sì, Papa Sidero, esatto, Papa Sidero, esatto, sarà sul ring a The Bogeyman, esatto, sì, per il titolo tricolore, esatto, italiano dei super welter, quindi insomma sarà davvero un qualcosa di eccezionale. Dopo, ecco, sentiremo anche il maestro Fausto Talia, com'è questo avvicinamento al titolo italiano. Ricordiamo, in passato fu Francesco Di Fiore a conquistare per ben due volte il titolo dei pesi medi, e adesso ci riprova un altro atleta della pugilistica pratese, che è Marco Papasidero, che vincendo a Firenze questa manifestazione di carattere nazionale e assoluta, ha avuto il pass per poter partecipare ai campionati italiani, e quindi insomma il titolo, diciamo, per la cintura italiana. Tra l'altro, cintura italiana che andiamo anche a raccontare un po' quello che è stato una domenica davvero incredibile a Prato, per quanto riguarda il campionato italiano paraolimpici a cronometro, con un circuito di 5,3 km dove abbiamo visto 150 atleti paraolimpici proprio, che hanno vinto per le varie categorie, le varie categorie, 25 sì, categorie, la maglia tricolore. La maglia tricolore, davvero uno spettacolo unico. Un bello spettacolo, sì, in via Valentini. Poi ci sono, con l'arrivo in via Valentini, le premiazioni nella location di Prato City. Molto bella, sì, soprattutto il finale con questo inno italiano, e con tutti i ragazzi con la maglietta chiaramente tricolore. E soprattutto anche il cantare l'inno a squarciagola, certo, a conclusione. Poi tra l'altro la sera è arrivata anche la vittoria dell'Italia il campionato europeo contro l'Inghilterra a Wembley, quindi insomma diciamo una giornata davvero memorabile, come si dice, una domenica bestiale, esatto, come diceva Fabio Concato, come cantava, sì, davvero incredibile. E noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di voci, dal commissario Valentini al presidente della Toscana del Comitato Paralimpico Massimo Porciani, a quello di Prato Riccardo Chiti, al sindaco di Prato Matteo Biffoni e all'assessore allo sport Luca Vannucci, e anche al vicepresidente della Federazione Ciclismo Ruggero Cazzaniga. Un modo anche per raccontare un po' come è andata, con varie immagini che potete vedere. Davvero una bella giornata di sport, che si è abbinata anche al sociale, perché c'erano anche i memorial Gastone Nencini, tra l'altro la presenza di Elisabetta Nencini, che fa sempre piacere, figlia di Gastone Nencini, che ha consegnato la maglia di Gastone Nencini a Jenny Narcisi, che è stata vincitrice della categoria, tra l'altro una ragazza incredibile, perché era da 4 anni che non gareggiava più, sì, e ha voluto riprovare, e tra l'altro ha vinto anche la maglia tricolore della sua categoria a Prato, e ha avuto questa grande soddisfazione. Oltre a vincere il titolo italiano, ha avuto anche la maglia di Gastone Nencini, non è da poco. Oltre a questo, il memoria invece, la targa, è stata consegnata a Cristian Volpi, un ragazzo purtroppo sfortunato che circa tre mesi fa ha avuto un incidente, è stato amputato e adesso cerca di ripartire, non si sa se dalla bike, dalla canoa, però insomma ha voluto esserci, e quindi la testimonianza, il carattere forte come era quello di Gastone Nencini, è giusto aver dato questa targa proprio a Cristian Volpi. Accanto a Gastone Nencini, la figura di pratese, del ciclismo pratese, di Enzo Coppini, chiaramente la targa in memoria è stato consegnato a Cristian Giagnoni, che non ha vinto, è arrivato secondo a 15 secondi proprio dal vincitore, però l'ho visto veramente contento, ha dato il massimo, ha dato tutto quello che poteva. Tra l'altro, diciamo, il cronometro non è proprio la sua specialità, lui piace la volata finale, come successe al Giro d'Italia End Bike di 3 anni fa. Secondo posto, no, ha dimostrato ancora una volta di essere davvero un grande atleta e soprattutto una grande persona. E poi ecco questo finale, poi c'erano i ragazzi anche
della pallamano per quanto riguarda la disabilità, con cui abbiamo fatto anche un bel incontro il mercoledì prima della manifestazione proprio lì al playground, e che hanno in pratica hanno fatto anche un po' di attività durante la manifestazione e sono stati premiati chiaramente con una targa, soprattutto anche perché hanno dato un contributo importante per l'organizzazione di questa manifestazione, che tra l'altro il commissario tecnico della nazionale paralimpica ha lanciato quest'idea anche allo stesso sindaco Biffoni, all'assessore dello sport Luca Vannucci, di poter ospitare addirittura il campionato del mondo a Prato. Quindi insomma sarebbe davvero un grande risultato questa insomma sarebbe davvero la ciliegina sulla torta, perché ospitare un campionato del mondo è qualcosa di straordinario per una città e anche per l'immagine di una città. Certo, soprattutto. Allora direi chiudiamo qua e vi lascio alle interviste e alle immagini proprio del campionato italiano handbike crono di Prato. Un saluto, ringrazio Roberto Nardi. Saluto, alla prossima. Alla prossima, e anche noi ci sentiamo e ci vediamo sempre sul canale 196. Ricordo anche su Facebook, su YouTube e tutti i vari social che potete rivederci e ritrovarci. Grazie, un saluto e un arrivederci. Il commissario tecnico Valentini, insomma appena arrivato Cristian Giagnoni, una manifestazione dove abbiamo 8 campioni del mondo, è davvero uno spettacolo puro. Cioè, sei stato fortunato, insomma, avere 8 campioni del mondo vinti proprio un mese fa in Portogallo, i ragazzi l'hanno voluto fare, facciamo questo campione italiano, perché ci sono campioni del mondo che hanno vinto la cronometro, vengono ai campioni italiani per onorare una città, un organizzatore perché ci hai messo l'anima, ma tu lo sai organizzare le cose, un percorso stupendo, mi hanno detto che anche il sindaco è un appassionato e pertanto arriverà alle premiazioni, pertanto ci sono tutte le situazioni positive per i fallo il prossimo anno. Speriamo, e tra l'altro abbiamo visto prima Francesca Porcellato che andava come una furia, l'abbiamo vista, aveva proprio voglia, e soprattutto insomma un clima davvero che ci mancava da tanto tempo. Pensa che la Porcellato sta già a Rovere, in Abruzzo, e ha fatto 400 km per venire a correre, onorare una maglia che ha vinto, e poi stasera riparte e ritorna in Abruzzo, perché domani iniziamo il primo raduno per le Paralimpiadi, ne facciamo due di 15 giorni l'uno, e questa è una bella cosa, soprattutto per voi, per una città grande come città. Io quando mi hanno detto che Prato fa 200.000 abitanti, e qui tocca fare la Coppa del Mondo. E si faranno le Paralimpiadi? Speriamo, noi siamo sempre dietro, perché prima le Olimpiadi e poi noi. Certo, c'è una situazione all'interno di quel paese che il governo non le vuole, il pubblico non le vuole, però l'imperatore, sai, è il dio in terra, come sarà? I sponsor stanno scappando, insomma è un pasticcio, perché sto ragazzi, la mascherina, non siamo usciti, adesso facciamo un'intervista, cioè io parlo male, pertanto me ne sto tolta, però la tengo sempre. Grazie. Prego. Luca Vannucci, assessore allo sport del Comune di Prato. Ancora una volta Prato diventa tricolore con i campionati italiani paralimpici a cronometro. Abbiamo visto davvero 8 campioni del mondo, tra l'altro anche Cristian Giagnoni, protagonista di questa manifestazione. È una grande manifestazione, è veramente un orgoglio per Prato poter ospitare una manifestazione di questo livello. Come dice lei, è veramente un qualcosa di bello vedere correre 8 campioni del mondo sulle nostre strade. Il nostro campione pratese è Cristian Giagnoni, logicamente il cuore l'abbiamo tutti con lui, lo abbiamo. È veramente un'iniziativa importante, è veramente un'iniziativa sportiva che, oltre alla parte sportiva, oltre a tutto quello che ne determina, fa rivedere anche uno spiraglio importante di luce davanti a noi dopo un periodo difficile che abbiamo passato, e questo veramente ci inorgoglisce, ma ci rende ancora più convinti che bisogna sempre investire di più nel movimento sportivo, perché tanti atleti, tante persone a seguito degli atleti, cioè è questo che è veramente il bello e il modo per rilanciare e per far rivivere i territori e per rilanciare Prato dopo la pandemia.
Tra l'altro ricordiamo Prato era primo in classifica nella classifica del Sole 24 Ore per manifestazioni, per eventi sviluppati nel territorio, quindi vuole cercare di rimanere in questa posizione. Sì, senz'altro, io le classifiche che vengono fuori non gli do mai un peso eccessivo, però in effetti siamo contenti, perché vedere una città come Prato essere la prima a livello nazionale su numero di manifestazioni sportive svolte, secondo me è veramente bello e importante. Questo ci deve dare la forza e la voglia di fare sempre meglio, minimo per non tornare indietro, ma sicuramente per fare un passo in avanti, per fare. Questo è veramente importante. Lo sport è qualcosa di incredibile a tutti i livelli. Stamani mattina lo vediamo quindi nella nostra città. Speriamo che questo sia di buon auspicio anche per il resto della giornata. Abbiamo Berrettini in finale, non c'entra nulla con Prato logicamente, e abbiamo a Wimbledon e abbiamo la nazionale di calcio stasera in finale dei campionati europei. Veramente, secondo me, sono quelle situazioni che servono anche a rilanciare l'entusiasmo delle persone per ripartire sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che 39 anni fa, il giorno d'oggi, sempre di domenica, l'Italia vinse il campionato del mondo in Spagna, e penso che veramente in quel momento è stato un rilancio importante per l'Italia. E avevamo un cittadino nostro che oggi purtroppo non c'è più, Paolo, che voglio veramente ricordare. Paolo è un'altra persona, che Paolo Rossi, che ho nel cuore, perché oltre che essere un campione era un amico, una persona vicina. E nulla, speriamo che questo veramente oggi sia di buon auspicio in tutti i sensi. Incrociamo le dita e andiamo avanti. Grazie. Massimo Porciani, presidente regionale del CIP. Insomma, un'altra manifestazione importante in Toscana, campionati italiani paralimpici a cronometro. Abbiamo visto davvero i più forti atleti al mondo qui a Prato. Un grande evento, ce n'è bisogno, perché la pandemia ci sta veramente mettendo a cuccia. Purtroppo le persone disabili ne soffrono in maniera particolare. Ho sempre in mente, durante il lockdown, le tragedie di tutti i ragazzi che soffrono di disabilità intellettiva, di autismo, che sono stati veramente massacrati dalla solitudine, dall'isolamento e dalla mancanza di frequentazione delle scuole. E comunque anche gli altri non è che si potessero allenare con grande facilità, perché noi non è che si può andare a correre dovunque, si può andare con l'hand bike dovunque, ci vogliono situazioni particolari. Quindi si sta ripartendo, ora sembra che si stia meglio, anche se mi pare che si sia presa una china pericolosa. Io mi auguro che si riesca con questo vaccino a tenere tutto sotto controllo e si possa ripartire con forza, perché veramente per noi ce n'è grande bisogno, ma insieme a noi c'è bisogno che si porti, come sempre, il solito messaggio di fiducia, di atteggiamento positivo, che serve sia ai disabili ma soprattutto ai normodotati, che vedono queste persone che loro qualche anno fa chiamavano infelici, che non sono affatto infelici, e portano un messaggio. Bebe Vione è testimone, e anche Morlacchi, che saranno i nostri portabandiera alle Paralimpiadi, di forza, di grinta e di capacità di riprendersi da ogni cosa. Se noi ci siamo ripresi da quello che ci è capitato, io stesso ho avuto un incidente, tutti devono potersi riprendere anche dal virus. E abbiamo visto proprio davvero questi atleti che, tra l'altro, i migliori quasi sicuramente andranno a Rio, e in questo caso a Tokyo, da Rio della volta scorsa, a dimostrazione ancora che, insomma, l'eccellenza è proprio anche in questa, nel Paralimpico. Sì, ora io qui faccio un po' il presidente del CIP Toscana e mi sento di dire che nell'eccellenza manca un nome, secondo me, Cristian Giagnoni, che sono 2 anni che vince sempre da tutte le parti. Purtroppo si trova in una categoria dove a livello internazionale ci sono persone più forti, quindi andrà credo soltanto a Kenza con la squadra nazionale. Io avevo anche provato a intercedere col commissario tecnico della nazionale, Mario Valentini, ma lo stesso Mario mi aveva detto: Cristian è molto forte in Italia, però purtroppo a livello internazionale ancora deve crescere. E le grandi difficoltà che sono connesse a Rio è anche il fatto che comunque la squadra italiana ha un numero di atleti che non aveva mai avuto in tutta la sua storia,
hanno cercato di portare persone magari in altri sport molto più competitivi. Però dal cuore toscano mi dispiace vedere un paesano così forte, che si impegna così tanto e che non è riuscito ad avere questo premio. Spero che continui con la stessa grinta, perché sicuramente a Parigi, e ormai mancano solo 3 anni, ci sarà, e ci sarà forte e vincente come sempre. Con il vicepresidente della Federazione Ciclismo, Ruggero Cazzaniga, insomma, Prato ospita questo tricolore, questi campionati italiani paralimpici crono. Abbiamo visto davvero i campioni del mondo, ma soprattutto una grande vivacità. Sì, innanzitutto complimenti a tutti voi che vi siete impegnati in questa manifestazione, quindi chiaramente grandi complimenti. Sono reduce dalla Toscana, quindi dai campionati, quindi assolutamente manifestazione perfetta sotto tutti i punti di vista, e quindi l'impegno vostro va giustamente ripagato, e questo è il meglio che si poteva ottenere per questa manifestazione importante per la Federazione Ciclistica. Una manifestazione non semplice, perché forse è la prima dopo il lockdown, il Covid, insomma, no, anche la federazione ha avuto davvero delle avversità per questo Covid. Esatto, il fatto di essere riusciti oggi e di essere riusciti a fare queste manifestazioni vuol dire forse abbiamo vinto, il Covid in qualche maniera lo stiamo combattendo, stiamo arrivando, ci avete creduto, ci crediamo, i ragazzi, gli atleti, tutti quanti ci credono, e quindi vuol dire che sicuramente stiamo andando verso la strada giusta, e quindi è il nostro obiettivo e l'obiettivo anche dei nostri atleti. Grazie. Allora, con Santino ancora una volta il progetto di pallamano a ruota libera, e insieme in pratica un altro campionato, il campionato italiano paraolimpico crono, tra l'altro rappresenta anche Cristian Giagnoni, vostro amico. E insomma, va avanti, vediamo tanti ragazzi che insomma cercano di essere protagonisti insieme agli altri. Certo, no, l'importante è, che poi è un po', diciamo, il messaggio che vogliamo dare, l'inclusione sportiva, cioè i nostri ragazzi non saranno dei campioni, però sicuramente sono dei grandi atleti. E la filosofia del nostro progetto è quello di abbattere tutte le barriere, cioè quelle che poi la disabilità crea. Pertanto noi crediamo che tutti possiamo giocare insieme, infatti la carrozzina non è più l'ausilio ma è il mezzo per giocare tutti insieme, quindi nel nostro progetto giocano sia ragazzi con problematiche ma anche e soprattutto chi non le ha. Ecco, questo è il fondamentale, che insieme si può abbattere le barriere. Tra l'altro sport inclusivo senza barriere, e insomma abbiamo anche questa presenza viva che adesso andrà in giro per la Toscana, ma non solo. Esatto, e noi come associazione Amici di Ambra abbiamo abbracciato il progetto di pallamano a ruota libera grazie insomma al tempo che ci ha permesso di conoscere Santino Sidoti, e vogliamo portarlo avanti insieme a lui, insieme a tutti questi ragazzi in tutta la Toscana, e vediamo insomma dove ci porterà questa avventura. Un programma insomma inclusivo per far giocare questi ragazzi a pallamano, far ritrovare le famiglie e i loro genitori in un ambiente insomma ospitale e coeso. Con Matteo Biffoni, sindaco di Prato, insomma una grande manifestazione, il campionato italiano paraolimpico a cronometro, ben 8 campioni del mondo e soprattutto insomma tantissimi atleti che hanno percorso le strade della città. E noi siamo molto soddisfatti di averli qui ospitati, ottima l'organizzazione, gli eventi ce l'hanno riconosciuto tutti i campioni che sono qui, tra l'altro una manifestazione di livello, non credo ci sia modo in Italia avere una manifestazione di livello più alto, anche una bella cartina di tornasole per la nostra città, un bel biglietto da visita, ne siamo molto contenti. Siamo soddisfatti anche della qualità della corsa, degli atleti, è una prova importante, fra l'altro appunto in vista, proprio in ottica delle Olimpiadi. Io credo che davvero non si potesse chiedere di più, ed anche, diciamoci le cose come stanno, è una prova particolare perché è la prima grande manifestazione su strada post-Covid. È andato tutto bene, come vabbè, qualcheduno, il traffico, sì, ma insomma l'avevamo detto, però insomma se si vogliono ospitare eventi di questo genere, qualche piccolo sacrificio si può fare. Devo dire, insomma, siamo molto soddisfatti di come è andata la mattinata.
Cristian Gignoni è arrivato secondo, e peccato per 15 centesimi, però insomma di fronte aveva davvero i più forti in assoluto. Tra abbiamo visto anche Francesca Porcellato che insomma davvero andava a 200 all'ora sulle strade di Prato. No, è indubbio, Cristian ha fatto una grandissima prova dimostrando ancora di essere uno straordinario atleta, ha perso da uno dei più forti del mondo per pochissimi centesimi, è comunque un orgoglio cittadino per noi, è uno straordinario atleta della nostra città, ha dimostrato anche oggi.